Buonasera cari telespettatori e benvenuti a questo secondo appuntamento con la vetrina delle professioni, una trasmissione che si occupa di valorizzare soprattutto le imprese che lavorano sul nostro territorio e di valorizzare le professionalità. E questa sera cominciamo la nostra trasmissione con l'architetto Claudia Colombo. Benvenuta architetto. Buonasera a tutti, sono molto contenta di avere questa occasione di partecipare grazie alla vetrina delle professioni. A questa trasmissione che mi consente di poter spiegare qualcosa del mio lavoro. Della ecco, allora, visto che ha già cominciato a navigare, a questo punto cominci a raccontarci innanzitutto che cosa fa oggi un consulente immobiliare, che titoli deve avere, cosa deve conseguire per poter esercitare la professione. Allora, la cosa più importante per cominciare, secondo me, è che un consulente immobiliare deve innanzitutto avere un'abilitazione professionale, quindi deve conseguire un esame e essere iscritto in Camera di Commercio. Io sono tra l'altro anche un architetto, ho esercitato per 20 anni la professione, occupandomi di ristrutturazione di interni, progettazione e supervisione dei cantieri. Quindi queste, diciamo, sono delle qualifiche che utilizzo continuamente, che mi sono di aiuto. Ecco, noi stiamo vedendo tra l'altro delle immagini che raccontano proprio quello che lei fa. Questi sono degli incontri che lei ha avuto con dei suoi clienti, se non... Sì, questo è un bellissimo appartamento che sto facendo visitare a un cliente, tra l'altro, che arriva dall'estero. E è una visita che sto facendo a seguito di un primo appuntamento che di solito faccio virtualmente. Quindi mi serve sia per tutelare la privacy del proprietario che per qualificare il cliente. In questo caso semplicemente sto facendo vedere quelli che sono i valori aggiunti naturalmente dell'appartamento. In questo caso c'è un bellissimo giardino. Qui sto discutendo con il cliente di quelli che sono gli aspetti tecnici dell'appartamento, quale può essere un piano di marketing cucito ad hoc, diciamo, sulla situazione, perché ogni casa è differente, ogni cliente è diverso. E quindi va valutato quale tipo di intervento mettere in atto, insomma. Ecco, la cosa che mi incuriosisce molto è capire come lavora un architetto che fa l'agente immobiliare, cioè come struttura la sua attività professionale durante l'arco della giornata e come si relaziona quindi poi anche con i suoi clienti. Ma allora, diciamo che mi rimane naturalmente dalla mia esperienza pregressa una capacità organizzativa e di pianificazione di tutte le azioni, quindi sono portata ad essere molto attenta. Parto sempre dopo la presa dell'incarico con l'organizzazione di tutta quella che è la documentazione tecnico-urbanistica legale, che va non soltanto raccolta all'inizio dell'incarico ma anche studiata, perché io devo leggere qualunque documento perché devo essere in grado di portare il mio cliente davanti al notaio senza preoccupazioni, cioè deve poter contare sul fatto che io ho già fatto le verifiche necessarie. Dopodiché io... Ecco, mi scusi architetto, siccome ci sono recentemente passato da una cosa di questo genere, è un ruolo, credetemi, importantissimo. Avere un agente immobiliare che fa bene il suo lavoro significa affidare innanzitutto alla competenza, in questo caso dell'agente, la verifica che tutta la documentazione sia pienamente corrispondente tra quello che si vede e quello che poi c'è, per esempio, in comune. Perché se le due cose non corrispondono, e possono spesso, esserci problemi. Spesso succede. Spesso succede, per cui ci possono essere anche situazioni spiacevoli. Per esempio, ultimamente una cliente che si è rivolta a me aveva acquistato in precedenza un ultimo piano e un sottotetto, tra l'altro di un bellissimo palazzo in centro di Milano, e io, guardando la documentazione, mi sono accorta che non c'era conformità tra la planimetria catastale e la pratica di condono, perché quando c'è una pratica di condono bisogna drizzare le antenne.
bisogna guardare la planimetria, quello che è stato presentato, e quindi in questo caso purtroppo è stata mal gestita, non soltanto devo dire dal collega, ma anche dal notaio stesso che non ha fatto le verifiche, e quindi si trova oggi a dover vendere un immobile che ha dei problemi, c'è un bagno che probabilmente dovrà demolire. E no. Ecco, tra l'altro io purtroppo in questo caso, diciamo, non mi sono rivolto alla Remax quando ho recentemente comprato casa, sono andato in un'altra agenzia e purtroppo soltanto dopo l'acquisto ho scoperto che ci sono stati tutta una serie di problemi. Per cui questo genere di competenze, credetemi, è molto importante che un professionista le verifichi. Tra l'altro, tra le sue competenze c'è anche quella di padroneggiare la lingua. Lei parla il francese, mi pare che lei sia madrelingua, se non... Sì, io sono mezza francese. Mezza francese. Diciamo, sono anche madrelingua francese e poi... E parla anche l'inglese. Parlo anche l'inglese, ho un compagno americano, quindi diciamo che ho l'occasione di praticare con lui. E questa cosa è utile anche perché comunque Remax è una società internazionale, americana, quindi noi quando acquisiamo un incarico lo carichiamo su una piattaforma digitale che... Ecco, a questo proposito allora chiedo alla regia se possiamo mandare la seconda macchia che abbiamo fatto nel suo studio alla Remax a Milano, perché voi, lei a un certo punto, adesso lo si vedrà nelle immagini, fa vedere una realtà aumentata con cui lei fa visitare, eccolo qua, fa visitare l'appartamento direttamente al cliente. Anche questo è estremamente importante perché praticamente prima ancora di accedervi io posso vedere l'appartamento com'è, con una realtà che si chiama aumentata, giusto? Sì, io come ho accennato prima utilizzo volentieri la tecnologia. E quindi sono in grado di gestire un incarico interamente da remoto all'occorrenza. Questo può essere utile per esempio nel caso di un proprietario che abita in un'altra città o all'estero e mi consente insomma di far visitare per esempio in questo caso un appartamento, adesso qui non si vede molto bene, ma interamente da remoto. Ecco, qui ho ripreso la mappa catastale che è fondamentale nel momento in cui... Va verificata la conformità rispetto allo stato di fatto. Questa è una signora che era in questo caso venuta nel mio ufficio, ma altrimenti lo possiamo fare tramite proprio una call Zoom. E riesco ad accompagnare la persona virtualmente all'interno dell'appartamento e anche eventualmente a ingrandire, a rimpicciolire, osservare un dettaglio, misurare. Questo mi serve, diciamo, per fare una prima qualifica del cliente che dopo questo appuntamento al quale io dedico del tempo, durante il quale si parla di tutti gli aspetti e tra l'altro anche in questo caso mi è utile la mia esperienza precedente perché io mi sono ridisegnata la planimetria dell'immobile sul mio programma di architettura e quindi sono in grado in diretta di studiare eventuali soluzioni alternative rispetto a quello che è l'assetto dell'appartamento che possano meglio corrispondere alle esigenze del cliente. E niente, questo è... Uno degli elementi importanti. Architetto, c'è un'altra curiosità che... vorrei affrontare con lei. Come si fa a crescere professionalmente, a creare un'agenda di lavoro, a generare una sorta di filiera che sia in grado di permettere a ciascuno di noi, e in modo particolare ovviamente a chi fa il suo lavoro, di poter crescere? Il segreto sta in che cosa? C'è qualche segreto che noi non conosciamo che lei può, come dire, svelarci in qualche modo? Allora, il segreto sta sempre nell'impegno prima di tutto, quindi ci vuole studio, ci vuole programmazione, ci vuole molto impegno e secondo me anche capacità di ascolto, l'ascolto di quello che sono le esigenze vere e le motivazioni che muovono un cliente a compiere un passo importante come può essere una vendita. Quindi direi che
la cosa fondamentale è riuscire a costruire una relazione che sia di fiducia. Quindi è il rapporto fiduciario. Il rapporto fiduciario, meglio lavoro, più clienti soddisfatti ho, più referenze ho, perché alla fine tutto si basa molto sul passaparola. Senta, quando viene una coppia, quando c'è ad essere coinvolte sono marito e moglie, fidanzato o fidanzata, in questo caso chi è che decide? C'è uno dei due che tende magari ad essere un pochino più prevalente oppure lei che cosa ha riscontrato? Allora, si dice che sia sempre la donna a decidere e onestamente è abbastanza vero. Tendenzialmente l'uomo si occupa degli aspetti, diciamo, economici, però poi la gestione della casa solitamente in mano alla donna. Io però devo dire, sono per la parità dei sessi e quindi ascolto molto volentieri anche l'uomo, perché penso che sia giusto poi che ci sia un'armonia nelle decisioni. Come conquista la fiducia dei suoi clienti? E la conquisto poco per volta, ma già dal primo appuntamento è fondamentale entrare in empatia con la persona che ho di fronte. Quindi il mio primo obiettivo durante l'appuntamento iniziale è costruire una relazione. E quindi lascio che sia il cliente a parlare, è lui che mi deve raccontare che cosa desidera, che cosa lo muove, in modo che io possa inquadrare anche qual è la situazione e quali sono gli strumenti migliori che posso adottare per lui. Allora, siccome siamo in chiusura di trasmissione, due cose importanti. Allora, dove la trovano? Quindi chi la sta guardando? Possiamo dare eventualmente innanzitutto l'indirizzo della sua agenzia, io poi se vuole ricordo anche il numero dell'ufficio. Certo, volentieri. Io lavoro a Milano, in via Friuli 61, presso l'agenzia Remax Fides. E allora, il numero di telefono lo do io, è lo 02, quindi segnatovelo, 02-42-24-47. Questo è il numero di telefono per trovare l'architetto Claudia Colombo, che ovviamente io ringrazio per la sua disponibilità, per essere stata qua oggi con noi. Ovviamente in bocca al lupo per tutto il lavoro che lei ha. Ho potuto verificare che ha anche una clientela internazionale, su una città come Milano è una cosa importante. Certamente sì, io tratto appartamenti di solito molto interessanti che possono, soprattutto in questo momento in cui c'è un interesse davvero anche internazionale per gli immobili di Milano, che ormai è una città che viene equiparata alle grandi capitali europee, quindi sono in grado di gestire questo genere di cose, ma anche volentieri il bilocale, che peraltro è estremamente richiesto. Sì, infatti i bilocali sono di solito, soprattutto su Milano, molto richiesti. Grazie all'architetto Claudia Colombo, noi adesso facciamo un attimo di pubblicità.